17 agosto 2016, ecco il Mont Crozon, qui c'è Corrado, noi siamo nella valle del Crozon, no? Partiti da Gemian, siamo a quota 2450, la direzione nostra è per la Rossa dell'Emilius. Se ci arriviamo. Allora, il Crozon, là cosa c'è Corrado quello? Punta di letto. Punta di Leppe, noi andremo in questa direzione, la giornata sembra che volga al meglio, la Tersiva e Monte Crea. A dopo. Siamo a quota 2007, Lago Lucer. Allora, qui ci sono delle mucche al pascolo, là la Tersiva. Allora, lì dietro c'è la cima di Leppe, noi andremo di qua, questo lago, questo bel lago, scese alcuni anni fa con Corrado quando siamo scesi dalla punta di Leppe. Allora, la gita continuerà andando verso qui dietro e ci sentiremo dopo. Continuo la gita. Allora, siamo arrivati al lago Lucer Superiore, 2800 metri. La nostra cima è quella là, qui è il Mont Crozon, eccolo qui, l'immenso Mont Crozon. Allora, fino a quel lago siamo arrivati qui in 2 ore e 20, sta arrivando Corrado, lago Lucer Superiore, 2800, 2800. Là c'è la Tersiva, vedete? Di sotto c'è il lago inferiore, ecco il lago, lo vedete, una panoramica, qui c'è Corrado, ecco là la Rossa dell'Emilius, questa è, qui la Garenne e lì il Crozon, e questa è tutta la pietra disfatta, e qui quello che abbiamo ancora da fare, andremo al colle, poi saliremo là, dopo. Ecco Corrado, il Crozon di dietro. Allora, noi andremo al colle, la nostra cima è quella là. Qui c'è il resto del ghiacciaio, il Monte Crozon, spettacolo, immenso, grandioso. Ecco qua il colle Vall d'Esaing, 3200, là è la Garenne, Monte Brozon. Noi andremo di qua. Siamo risaliti su un pendio ripidissimo dove si staccava tutto. Poi attraversando il Nevao siamo giunti qui al colle. Il tempo finora impiegato sono 3 ore e 40. Ecco di qui, vediamo Corrado. Poi seguiremo la cresta. Poi vedremo. Ecco il canale dell'ultimo tratto. Ripidissimo. Allora, noi abbiamo superato quei torrioni. Il colle è là, lì c'è la Garenne. A dopo, e lì c'è Corrado. Ecco la cima, Corrado in cima, eccolo lì, 3401, Punta Rossa dell'Emilius. Allora, guardate le montagne, il Brozon, la Garenne, la Grivola, guardate lo spettacolo, là è il Gran Paradiso. Di qua abbiamo il Monte Emilius, eccolo lì. Ecco il Monte Emilius. Questo è il momento della Rossa dell'Emilius. Eccolo qui. Corrado e dopo. Continua la gita, anzi, grande gita. 1800 metri di dislivello da Gemian fino qui. Alla punta rossa dell'Emilio, guardate che pietraia, infinita, poi un ripido al colletto. Allora, noi ci abbiamo impiegato 4 ore e 10, io e Corrado, là vi faccio vedere, abbiamo la Tersiva, Monte Brozon, la Garenne, tutta la cresta normale della Garenne. Allora, qui abbiamo ancora il nostro amico Corrado, eccolo qui. Che manda un saluto, qui
qui ce lo metto. Ecco, lo metto. Ecco, lo metto, Corrado che saluta. Dietro c'è l'Emilius. Allora, qui c'è un'altra punta della rossa dell'Emilius che non è da prendere in considerazione. La vera cima è questa. È solo per i collezionisti e i tiratori di righe serve. La vera cima è questa, dove c'è Corrado. Allora, oggi giornata, diciamo, nelle valli centrali, così abbastanza buona, solo nei 4000 esiste la nuvolaia. Allora. Il 7 agosto 2016, compagnia di Corrado, abbiamo eseguito questa grande gita lunghissima, 4 ore e 10 il tempo, netto. Gita, punta quasi rossa dell'Emilius. Con queste immagini voglio salutare di nuovo e diamo appuntamento alla prossima gita. Ecco i laghi, per andare all'Emilius, là c'è il colletto, il monte Emilius. Allora, qui c'è tutta la cresta che porta all'altra cima qui, che non è considerabile, qui c'è l'ometto. Allora, l'ometto è qua, la più alta è questa, là c'è la Garenne, uno spettacolo. La Tersiva, il Tessonet, quello più basso, ecco il Tessonet, grande cima. Tutta la catena di 4000, c'è un po' di nuvolaia, come vedete, eccolo lì. Bon. Con questa immagine direi che si può chiudere questa grandiosa gita, tradotta in 4 ore e 10. Mont Grosjean, questa è una cima. Ecco il canalone, dopo il piano rendetevi conto per salire la parte sopra. Guardate com'è qui, guardate. E là c'è il colle e di là c'è la cima, guardate. In fase di discesa siamo nella pietraia. Allora, la cima è quella là. Al centro c'è i nevai, c'è un'anticima, poi c'è la cima, tutta la cresta, il colle e il ripido pendio scende giù alla base del pietrame. Eccolo lì. Allora, qui in mezzo al pietrame glaciale è molto lunga, lo vedete, e lì vedete il Mont Grosjean. Lo metto in vetta, scami che l'ho scalato proprio da questo versante. Dove sono passati è tutto un enigma.